La tradizionale seconda domenica di agosto, quest'anno ricadente il 13 agosto, come ogni anno a Milena è riservata alla festa in onore di Sant'Antonio Abate, festa assai partecipata per le tante presenze giunte anche dai paesi vicini. E non solo. Il programma religioso è stato varato dall'arciprete padre Luca Millia, che si è avvalso della collaborazione dell'apposito comitato festa che risulta composto da Luca Caldiero, Maria Teresa Scalzo, per Paolo Vitellaro, Tania Magro, Salvatore Ferlisi, Emanuela Ferlisi, Daniela Mantione, Floriana Carruba, Francesco Modica e Annalisa Schillaci. Previsti momenti religiosi con le celebrazioni solenni in chiesa, animati dal coro parrocchiale, vespri, messa solenne e processione del santo per le vie del paese. Nella mattinata della festa c'è stata anche la benedizione degli animali davanti il sagrato. Da sottolineare che la processione del simulacro di Sant'Antonio Abate è snodata dalla Chiesa Madre con l'iniziale omaggio floreale del sindaco Claudio Cipolla davanti la Chiesa. Il percorso processionale era preceduto nell'ordine dalla locale banda musicale Giuseppe Verdi, seguito dalle autorità ecclesiastiche col vicario foraneo di Mussomeli, padre Achille Lomanto, e con l'arciprete di Milena, padre Luca Millia, e dalle autorità civili e militari col sindaco Claudio Cipolla, il presidente del Consiglio Comunale Giovanni Rantazzo, l'onorevole Michele Mancuso e il comandante della stazione carabinieri di Milena, Vincenzo Butera. Durante la processione, con una breve sosta in Piazza Europa, i tanti presenti hanno potuto assistere allo spettacolo dei fuochi d'artificio in onore del santo. Ancora qualche breve tratto di processione e poi, davanti alla chiesa, la preghiera a Sant'Antonio Abate e con la sua reliquia la benedizione finale dell'arciprete Millia ed il grido di viva Sant'Antonio Abate. L'esecuzione dell'inno pontificio della banda musicale Giuseppe Verdi di Milena ha concluso la processione. La serata è proseguita con momenti ricreativi in piazza Garibaldi e dopo la mezzanotte spettacolo pirotecnico al campo sportivo. Ok, amici del fatto Nisseno, del fatto del vallone, ci troviamo quando sono le 20 in questo momento in piazza Garibaldi, qui davanti la chiesa madre, la parrocchia dell'Immacolata a Milena, in attesa dell'uscita del fercolo di Sant'Antonio Ecco, in Abate, attesa che esca il
il Fercolo, vediamo un po', ecco qui abbiamo, vediamo, l'onorevole Mancuso, ecco, la festa a Milena, Sant'Antonio Abate. Ma guardi, questa è per noi milanesi è come se fosse la festa del Santo Patrono, perché ricorda i tanti anni e tutte le estate dove i nostri emigrati finalmente raggiungono la loro Milena e condividono con noi questo momento veramente bello, appassionato e di grande anche fede, che coinvolge tutte le famiglie, quindi per noi è veramente come se fosse il patrono della città, anche se il patrono della città è San Giuseppe. Ecco, in questa occasione milocchesi ne rientrano in paese? Assolutamente, tutti quelli che possono venire a trovarci approfittano della settimana di Sant'Antonio e del Ferragosto. Ok, grazie onorevole. Ecco, si avvicina il Fercolo di Sant'Antonio Abate. Reverendo. Abbiamo detto che la liturgia è stata presieduta dal vicario foraneo di Mussomeli, padre Achille Lomanto. Ecco, e vicino a lui c'è l'arciprete, padre Luca Milia, l'arciprete di Milena. Ecco che il Fercolo sta uscendo dalla Chiesa Madre. Viva Sant'Antonio Abate! L'inno pontificio omaggia l'uscita del Santo. Agosto, festa patronale qui a Milano. Ecco la banda cittadina, cuore siciliano, Giuseppe Verdi, ecco, che segue, precede il percorso processionale, ecco, tante vie interessate qui a Milano. Milena è il santo, Sant'Antonio Abate, sul Fercolo viene trainato, viene portato in processione sulle rotelle.
evidentemente il rosario. E i canti accompagneranno questo percorso processionale. Piazza Garibaldi, qui a Milano. Musicale, poi le autorità ecclesiastiche, le autorità civili e poi il santo patrono in processione. A paragone dei secoli futuri, tutto il nostro tempo e niente di fronte alla vita eterna, ogni cosa del mondo viene venduta secondo il suo prezzo e scambiata con le altre cose di tali valori. La promessa della vita. E questi sono i portatori che durante l'anno provvedono alle processioni locali. Al seguito i devoti del santo. Come in cielo, così in terra. E noi fra la gente, con la gente e per la gente di Milena e non solo. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Dietro Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, abbate. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. È il percorso processionale interesserà diverse vie del paese. Ora noi cerchiamo spazio per andare avanti. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. E qui Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, dalla Signore piazza Garibaldi, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. La via nazionale, Maria, un breve tratto di Dio, della via nazionale. Peccatori. Adesso è nell'ora tanta gente morte. Qui a Milena, festa Ave patronale. Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Volevo chiedere, è un congregato lei? Un congregato? Ave Maria, piena di grazia. Un congregato aiuta all'organizzazione della festa di Sant'Antonio Abate. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della tanta nostra gente morte. Amen. Qui Ave Maria, piena di grazia, di il Signore è con te. Abate, tu sei benedetta a Milena. Fra le donne. È un saluto agli amici Gesù. Del fatto Nisseno, del fatto del Vallone, che stanno vedendo queste immagini che vi giungono da Milena. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ecco, e intanto ecco l'omaggio, i volantini, il viva Sant'Antonio Abate nell'aria. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio. Ecco, a terra, tutto viva Sant'Antonio. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora. La piazza che ricorda il tratto della Via Nazionale è Via Rimembranza, un'altra via di Milena. Sant'Antonio Abate per il centro dell'abitato di Milena. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Glorioso Sant'Antonio Abate, prega per noi. Sant'Antonio Abate.
la banda musicale ha eseguito un brano del suo repertorio di questa sera e noi, ecco, mentre continuiamo questo percorso processionale, abbiamo con noi un elemento del comitato che ci parla di questa tradizione, ecco, di festa locale a Milena, Sant'Antonio Abate. È l'unica festa del Vallone che non si è mai interrotta, né durante la prima, né durante la seconda guerra mondiale, neppure durante gli anni della pandemia. Non ci sono fonti scritte, ma pare che questa sia la 127esima edizione consecutiva della festa di Sant'Antonio Abate. Non è un santo che ho scelto io, l'ho trovato a Milena, però credo che la provvidenza ce l'abbia assegnato, credo che la provvidenza assegni ad ogni comune alcuni santi da venerare. A Milena ce ne ha assegnati due silenziosi, che sono Sant'Antonio Abate e San Giuseppe. Sono due santi che non parlano. E forse questo valore del silenzio è quello che ci ha portato a scoprire la gioia di una festa che però è rumorosa. Stamattina c'erano i tamburi, ora abbiamo il corpo bandistico Giuseppe Verdi, città di Milena. I fuochi d'artificio sono tutti rumori di una festa di un santo silenzioso. Noi possiamo invitare tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta in questo momento a raggiungerci a Milena ogni anno, seconda domenica di agosto, la festa di Sant'Antonio Abate. Buona festa a tutti. Un santo silenzioso, ecco, mi racconti, ecco, il santo che, ecco, sono stati benedetti gli animali stamattina, sì, nella chiesa. C'era anche il porcellino, o porcellozzo. C'era, è una tradizione che abbiamo ripreso 16 anni fa. Ovviamente il mutare dei tempi non ci consente di lasciare il maialino scorazzare libero per le strade del paese, come avveniva una volta, e poi alla vigilia della festa veniva ripreso, venduto, ricavato, andava a sostenere le spese della festa. Lo teniamo con il guinzaglio, però è la gioia di grandi e piccoli, è la nostra mascotte. Quella di quest'anno è una femminuccia, l'abbiamo chiamata Antonietta, la sorteggeremo questa sera. Ok, grazie. Grazie a voi. Grazie. Grazie a voi. Noi continuiamo il percorso. Siamo all'imbrunire qui a Milena, rosari e canti e musica. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
prega per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. San Giuseppe, prega per noi. Santi patriarchi e profeti, prega per noi. Santi Pietro e Paolo, prega per noi. Sant'Andrea, prega per noi. Santi Giovanni e Giacomo, prega per noi. San Tommaso, prega per noi. Santi Filippo e Giacomo, prega per noi. San Bartolomeo, prega per noi. San Matteo, prega per noi. Santi Simone e Giuda, prega per noi. San Mattia, prega per noi. San Luca, prega per noi. San Marco, prega per noi. San Barnaba, prega per noi. Santa Maria Maddalena, prega per noi. Santi discepoli del Signore, prega per noi.
scusate, che confraternita è questa? Queste sono dei portatori che ogni processione fa a Milena e portano il santo di Milena. Voi siete i portatori allora? Sì. Sì. Qui a Milena, sì, per tutte le processioni. Sì, per tutte le processioni di Milena. Ok, e chi è il presidente? Chi è? Il presidente è qua. Ecco, facciamo parlare il presidente. Ecco. Siamo pronti per andare in processione e trasportare il santo. Cioè, praticamente voi, il vostro ruolo, qual è? A Milena, tutte le processioni passano da voi? Passano dalle nostre spalle prima, ora dalle nostre braccia. Sulle spalle di chi ora? No, ora abbiamo le rotelle. Quindi, ok. Perché l'età avanza, quindi siamo un po' più bimbo. Niente spalle, niente. Ok. Fratelli Cervi. Ma questo fercolo lo porterete a spalle? No, lo porteremo a,
con le rotelle. Ma sulle rotelle niente spalle? No. È pesante molto. Il simulacro molto di pesante. Sant'Antonio. Sì, quanto molto. Chilogrammi non è? Lo so. Non lo so. Ma è molto pesante. Interessante, niente a spalle, rotelle, per Sant'Antonio Abate. Lei da quanto tempo fa parte di questo, ecco, questo gruppo? Ma guarda, 5 anni, 10, 12 anni. 10 anni passato. 10 anni. Ma una decina d'anni che abbiamo costituito. Ecco, questi fiori a chi sono destinati? Direi mia moglie, però visto la giornata di oggi a Sant'Antonio. La moglie la taglia però. Oggi festa di Sant'Antonio Abate, Milena è in festa. Sì, Milena è in festa, così come da 100 anni. È una festa che onoriamo a Sant'Antonio, ma è anche una festa per omaggiare gli emigrati, almeno anticamente si faceva pure così e si continua la tradizione. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ok, amici del Fatto Nisseno, del Fatto del Vallone, siamo nuovamente in diretta. Ecco, lentamente la processione per le vie del centro abitato lentamente volge al termine, mentre noi in questo momento siamo in una breve sosta della processione. Vediamo un po' cosa ci propongono i promotori della festa
di Sant'Antonio Abate qui a Milena. Evidentemente si fanno attendere questo omaggio a Sant'Antonio Abate, protettore degli animali, seconda domenica di agosto a Milena, festa di Sant'Antonio Abate. Ma ricordiamo anche che la tradizione, la giornata liturgica è il 17 gennaio, intanto a Milena, fuochi d'artificio per la festa di Sant'Antonio Abate, 13 agosto 2023, tante partecipazioni di monachetti e non solo loro ad onorare il santo patrono della città.
e l'applauso dopo i giochi pirotecnici, ecco, quasi al termine della processione qui a Milena, festa patronale di Sant'Antonio Abate, ecco, si continua la processione e diciamo che precede la processione la banda musicale Giuseppe Verdi di Milena, poi a seguito le autorità ecclesiastiche e le autorità civili e militari, e poi dietro tutte le persone, i devoti e i fedeli di Sant'Antonio Abate. E noi ci rivediamo a presto. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia nel Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e di Maria. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Eccoci nuovamente, amici del Fatto Nisseno, del Fatto del Vallone, con la processione di Sant'Antonio Abate a Milena. Delle bancarelle. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
stesso. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per voi peccatori. Festa patronale qui a Milena, un paesino di oltre 3.000 abitanti, seconda domenica di agosto, festa patronale Sant'Antonio Abate. Garibaldi, dove c'è la chiesa madre, la parrocchia dell'Immacolata a Milena. Thank you.
Ringraziamo il coro parrocchiale, le forze dell'ordine, il sindaco, l'amministrazione comunale, l'onorevole Michele Mancuso, le autorità presenti, tutti coloro che sempre danno giriamo la sua casa per questo parte. Ti benediciamo, Padre di bontà infinita, per la gloria di Sant'Antonio Abate, per sua intercessione concedi al popolo di Milena salute del corpo e consolazione dello spirito, difesa nei pericoli, sicurezza nel lavoro, sollievo nel dolore, serenità nella famiglia, pace e concordia nella comunità e nel mondo intero. Fa che non si estingua nelle nuove generazioni la fede trasmessa dai padri, e fa che illuminati dal suo esempio procediamo sulle orme del Signore Gesù. Donaci di annunciare in parole e in opere il Vangelo del tuo Figlio. Rendici lieti di portare la croce di ogni giorno nel servizio di te e dei fratelli, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente per intercessione di Sant'Antonio Abate, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. Andiamo, grazie a Dio.
Viva Sant'Antonio! Viva Sant'Antonio! Viva Sant'Antonio! Preparata e partecipata. Sentita soprattutto perché nel periodo estivo dove ci sono molti dei nostri emigrati e quindi è una festa sentita anche per questo. Ok, e allora è il caso di dire viva Sant'Antonio Abate. E noi con questo viva Sant'Antonio Abate, amici del fatto nisseno, del fatto del Vallone, chiudiamo questa diretta e Carmelo Barba, che ha curato questo servizio, vi dà un calorosissimo ciao
dandovi l'appuntamento alle prossime dirette. Ciao a tutti!